Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo quello che succederà per il segno del Capricorno, Sole, Luna, Venere oppure Ascendente. Se non siete del Capricorno ma vi interessa una persona del Capricorno e sentite che io sto parlando di voi anziché del Capricorno, prendete come risuona perché io vedo le energie che ruotano intorno al segno zodiacale. Questo non è un video mensile né fa riferimento alla data di pubblicazione. Quando siete guidati ad aprirlo vuol dire che c'è un messaggio che dovete ascoltare. Allora, metterò almeno 9 carte e poi andrò a chiarire laddove è necessario e poi utilizzerò gli oracoli. Che cosa abbiamo per il segno del Capricorno? Sole, Luna, Venere oppure Ascendente? Cosa abbiamo per il Capricorno? Cosa abbiamo per il Capricorno? Tante di coppe, cosa abbiamo per il Capricorno? Sole, Luna, Venere oppure Ascendente? Il 6 di bastoni ed il 3 di bastoni, cosa abbiamo per il Capricorno? Il 7 di spade in una posizione orizzontale, cosa abbiamo? E sotto infatti c'è l'asso di spade, qualcuno deve confessare qualcosa o dire una verità. Cosa abbiamo per il Capricorno? Sole, Luna, Venere oppure Ascendente? O qualcosa viene fuori? Cosa abbiamo per il Capricorno? Sole, Luna, Venere oppure Ascendente? Temperanza. Cosa abbiamo per il Capricorno? Sole, Luna, Venere oppure Ascendente? Quella carta voleva scendere ma non è caduta. Cosa abbiamo per il Capricorno? Tre di coppe. Il giudizio, cosa abbiamo per il Capricorno? Sole, Luna, Venere oppure Ascendente? L'otto di coppe, cosa abbiamo per il Capricorno? Sole, Luna, Venere oppure Ascendente? Cosa abbiamo per il Capricorno? Diverse carte, c'è il 10 di bastoni, il 9 di bastoni e la carta del 3 di spade. Allora, innanzitutto quello che vedo è che tra voi ed una persona ci potrebbe essere una comunicazione che è minima, nel senso che ci si parla poco, c'è una piccola apertura che viene fatta a livello emotivo e tra voi e questa persona ci potrebbe essere anche una certa distanza dal punto di vista fisico. Una cosa però che noto è che qui c'è qualcuno che si pone più in alto rispetto all'altro e potreste avere a che fare con una persona che è egoista. Se sentite che è Capricorno a fare così, prendete come risuona, però io vedo che c'è una persona che vuole avere attenzioni su di sé e vuole essere quella che insomma sta più in alto, che emerge. Se tra voi e qualcuno c'è una piccola comunicazione, una piccola apertura a livello emotivo, questo è qualcosa che comunque vi dà un senso di soddisfazione, vi fa sentire al centro dell'attenzione di questa persona, ma si tratta di qualcosa di piccolo che emerge, ma seppur piccolo comunque vi fa piacere. Alcuni di voi sono invece in attesa di questa comunicazione oppure di una notizia che vi dà quel senso di vittoria. Se voi ed una persona non vi siete incontrati da un bel po', io vedo che dietro quel ritardo c'è il fatto che qualcuno tende ad essere sfuggente oppure tende a non dirlo chiaramente di volervi incontrare o viceversa. C'è una persona che evita nel dire qualcosa che potrebbe essere legata a questo incontro o a questa riconciliazione, se è una persona che si vuole riconciliare. Sembra quasi cercare di evitare di dire chiaramente di volervi vedere o di volersi riconciliare con voi. Però un'altra cosa che vedo è che se c'è qualcuno che tradisce, questa cosa con il tempo verrà fuori, cioè nel senso diverrà praticamente più chiaro. Se voi avete litigato con qualcuno, c'è bisogno di fare pace, di aggiustare la situazione, però c'è una persona che non ha il coraggio di dire di volere fare pace, insomma, di chiedere scuse e cose varie. Alcuni di voi hanno paura che ci siano delle questioni del passato che si ripresentino per voi e che sono state pesanti perché avete paura di soffrire nuovamente. E si tratta di emozioni intense che vi portano a distaccarvi, forse da quella persona, nonostante la vogliate vedere, se voi siete quelli che hanno paura di parlare a lei, per esempio, avete paura che si ripetano degli schemi del passato. Per altri, quello che vedo è che ci potrebbe essere la decisione di volersi distaccare da qualcosa o da qualcuno perché non ci si fida, si ha paura di essere nuovamente feriti.
Quindi da un lato vedo che c'è una piccola apertura a livello emotivo che vi dà quel senso di soddisfazione o comunque questo è quello che voi state aspettando. Volete avere questo incontro, questa riconciliazione con una persona, però poi quello che succede è che accade qualcosa, per esempio potrebbero riemergere delle paure che vi portano a distaccarvi quando invece volete questo. Oppure ancora potrebbe accadere qualcosa con quella persona che vi porta ad alzare dei muri e ad essere più distaccati. Andiamo a chiarire. Allora, vediamo innanzitutto perché c'è Fante di Coppe per il Capricorno. Perché Fante di Coppe? Perché Fante di Coppe per il Capricorno? La regina di bastoni, il 6 di Coppe e la carta della regina di denari. Quindi abbiamo la presenza di un segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario, segno di terra, Capricorno, Vergine oppure Toro. Quindi ci potrebbe essere questa piccola comunicazione con una persona con la quale si sente un rapporto molto forte. Questa è una persona con la quale magari c'è bisogno anche di chiedere scusa per arrivare ad una riconciliazione, o è questa persona che deve fare questo gesto verso di voi. Se ci sono diverse persone che sono coinvolte, qui c'è qualcuno che vuole solo prendere e pensa soltanto al suo interesse. E una di queste persone è una persona del passato, quindi una persona che già si conosce da diverso tempo. L'altra potrebbe essere una persona verso la quale si avverte molta attrazione. Vediamo perché il 6 di bastoni per il Capricorno, perché il 6 di bastoni. L'asso di coppe e la ruota. C'è un cambiamento positivo che si verifica e che vi dà quel senso di vittoria, di soddisfazione, vi fa sentire bene, al centro dell'attenzione, perché sembra essere un nuovo inizio a livello emotivo. Quindi potrebbe essere con questa stessa persona, perché praticamente si ristabilisce una comunicazione, seppur piccola, è comunque qualcosa che per voi, significa tanto, ecco, perché è come se fosse un nuovo inizio, un nuovo amore. È qualcosa che produce praticamente una svolta. Però mi viene da dire per alcuni, perché percepisco questa energia, che qualcuno ha sempre bisogno della novità per sentirsi bene, cioè per sentirsi importante, per sentirsi al centro dell'attenzione. Adesso non so se questo abbia a che fare con voi o abbia a che fare con la persona con la quale voi avete a che fare, che sembra voler avere tutte queste attenzioni su di sé. Adesso, sotto una nota più positiva, se voi state conoscendo qualcuno di nuovo e quindi c'è questo nuovo amore, c'è questo nuovo rapporto che si è formato, che sia amore, amicizia o altro, è qualcosa che vi fa sentire bene e vi fa sentire importanti per questa persona, c'è un senso di successo che praticamente emerge. Magari è qualcosa che voi stavate aspettando. Vediamo perché c'è 7 di spade. Perché c'è 7 di spade per il Capricorno? Perché 7 di spade? 5 di spade, cavaliere di denari, gli amanti e l'asso di denari. Allora, la persona che è in un atteggiamento che è sfuggente è una persona che fa così perché ha paura, c'è cioè un meccanismo di autosabotaggio che la porta ad agire così, quindi contro quello che veramente vuole, che sarebbe avere questo nuovo inizio, specialmente se c'è stato un crollo, qualcosa ti verrà più chiaro però qui. Qualcosa diverrà più chiaro di una situazione. Comunque, questa persona vorrebbe avere un nuovo inizio, vorrebbe essere magari più consistente a livello di comunicazione, a livello di sforzo, nei riguardi di un rapporto, però poi si lascia frenare da queste paure e agisce in una maniera che è ingannevole. Per alcuni questo viene fatto per una questione di dispetto, cioè per fare dispetto ad una persona e far vedere che in realtà si sta bene senza di lei, che non si ha bisogno di lei, quello che si fa è che la si evita, quando in realtà si vorrebbe avere questo nuovo inizio. Perché c'è 3 di coppe? Perché c'è 3 di coppe per il Capricorno? 10 di spade. Fante di denari e la carta del 2 di bastoni. Allora, innanzitutto questo potrebbe avere a che fare con rapporti a tre dove c'è stato un tradimento, qualcuno gestiva una doppia situazione praticamente. Qualcuno dava in più rapporti. Questa cosa potrebbe venire fuori, oppure potrebbe essere capita dall'altra persona.
Per altri, quello che penso è che qui c'è qualcuno che vuole chiedere all'altro di vedersi, di uscire o di riconciliarsi, però potrebbe avere un esito, una risposta che è negativa. C'è qualcosa che ferisce e che è associato a questo incontro, riconciliazione o gruppo di persone per alcuni con cui avete a che fare, perché non per tutti questo ha a che fare con l'amore, ma avete un gruppo di gente in questo caso, cioè un amico o amici che vi potrebbero dare quel senso di delusione per qualche motivo. Se qualcuno ha tradito l'altro, magari vuole riconciliarsi, se c'è stata una chiusura dolorosa, c'è voglia di riconciliarsi, di fare pace, se qualcosa ha ferito, c'è una persona che vuole fare pace, però fa capire una cosa per un'altra, così è come emerge. Vediamo perché c'è giudizio per il Capricorno, perché c'è giudizio. Il 5 di coppe con il fante di bastoni. Quindi immaginavo che erano delle emozioni che risalivano praticamente in superficie. Queste sono delle emozioni negative che avete già sperimentato in passato, che sono associate alla delusione perché qualcosa vi ha ferito. Quindi questo tipo di rapporto oppure dinamica sembra far risalire in superficie dei ricordi negativi, delle delusioni che voi avete avuto, e quindi questo poi vi porta a chiudervi di più in voi stessi e a volervi distaccare, alzare le difese, non vi fidate, perché sono emozioni che sono abbastanza pesanti, quindi avete a che fare con qualcuno che sembra far riemergere questa ferita che praticamente voi avete. Però un altro scenario che vedo è che qualcuno che ci riprova ottiene un rifiuto, cioè nel senso viene in qualche modo respinto. Dopo che cerca di comunicare, di farsi avanti o cose varie. Vediamo perché c'è 9 di bastoni. Perché 9 di bastoni? C'è il 3 di spade, non si vuole soffrire. Con il 7 di denari. Si vuole cercare di porre dei freni nell'investire in un particolare rapporto o nel mettere il proprio sforzo perché si ha paura di essere feriti. Un'altra cosa che vedo è che qualcuno persiste nell'avere relazioni a tre, cioè nel senso che investe in quella circostanza e sembra quasi non riuscire praticamente a lasciare andare quella situazione lì al momento. Sotto c'è il 6 di coppe. Se qualcuno rifiuta l'altro, che si avvicina perché vuole avere un'altra possibilità, vuole cercare di ravvivare il rapporto del passato e decide di rifiutare quella persona, lo fa perché si vuole proteggere, perché non vuole soffrire. E la persona che viene rifiutata è una persona che alza lei stessa le sue difese, perché è qualcuno che non riesce ad accettare facilmente il rifiuto, non è qualcosa che vuole vedere, non è qualcosa che vuole fare, quindi quello che poi fa è ritirarsi nuovamente. Quindi o avete a che fare con una persona così o siete voi così. Quindi prendete come risuona, però io vedo qualcuno che quando le cose si mettono in una certa maniera si distacca, poi da capo si riavvicina. Vediamo con gli oracoli che cosa abbiamo per il Capricorno, Sole, Luna, Venere oppure Ascendente, cosa abbiamo per il Capricorno? Visione distorta e Meibom, raccogliere ciò che si è seminato, lasciare andare ciò che non serve per trovare un equilibrio. Meibom, una delle feste delle streghe Wicca, corrisponde alle date del 20-23 settembre per l'emisfero del nord, 20-23 marzo, emisfero del sud, date che potrebbero indicare qualcosa di importante per voi, però mi fanno anche pensare al segno della Vergine, della Bilancia, dei Pesci e dell'Ariete. Questa è una carta che parla del fatto che bisogna raccogliere ciò che si è seminato, quindi che cos'è che si è imparato? Che cos'è che si è integrato nell'ambito di una situazione? Che cos'è che deve essere lasciato andare per ritrovare un equilibrio? E su questo si potrebbe avere una visione che è distorta, cioè si potrebbero vedere le cose non proprio chiaramente. Adesso vediamo che cos'è che la persona che voi avete in mente vi vorrebbe comunicare, che cos'è che questa persona vorrebbe comunicare a Capricorno, Sole, Luna, Venere o Ascendente. Allora, non pensare che non me ne accorga, non riesco a dimenticarti e inseguimi. Quindi avete a che fare con una persona che vuole essere inseguita, vuole avere le attenzioni su di sé perché pensa forse che voi non gliele diate o non so. E inoltre, questa persona nota degli atteggiamenti che voi fate e pensa che voi li facciate per specifici motivi. Quindi potreste pubblicare delle cose e quindi lei
se ne accorge che voi volete una sua reazione, per esempio, ed è una persona che non riesce a dimenticarvi. Quindi questo è quello che emerge. Vi ringrazio per aver visto questo video. Poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti.